il grande successo del limoncello e la grande attenzione ricevuta sul liquore al basilico, mi avete chiesto altre ricette di liquori. Bene, allora oggi andremo a preparare il meloncello. Cosa abbiamo bisogno? Semplici ingredienti. Ma andiamo a vedere nello specifico. Molto bene, ho tagliato il melone a fettine, togliendo la buccia, e poi lo metto in pezzetti dentro un contenitore dove verserò dell'alcol puro, così da far macerare il melone. Diamogli anche una mescolatina così, in maniera da fare in modo da favorire la fuoriuscita dei liquidi del melone. Molto bene, a questo punto copriamo con una pellicola, mettiamolo in un luogo fresco ma buio e lasciamolo lì per una settimana. Una settimana è passata, adesso andiamo a preparare lo sciroppo a base di latte e zucchero e gli aggiungo anche una busta di vanillina. Così. Versiamo zucchero e vanillina e adesso mescoliamo bene e mettiamo il latte. Così. Può essere parzialmente scremato, può essere intero, può essere a lunga conversazione o conservazione. Oppure può essere anche un latte fresco. L'importante è che adesso lo portiamo ad ebollizione, vedete? Così, fuoco lento, giriamo in modo che lo zucchero si sciolga totalmente. Vedete come si è un po' addensato? Bene, una volta che arriverà il bollore, possiamo spegnere e adesso ci dedichiamo invece al melone. Il melone che ha macerato lo vado a estrarre così e lo vado a mettere in un mixer perché andremo a frullarlo. Vi consiglio di frullarlo abbastanza. Se avete questo che ho io, ci va almeno una, diciamo, un paio, 2-3 minuti. Se avete il bimby basta anche solo 40-50 secondi alla massima velocità. Però guardate, deve essere il più fine possibile perché dopo, vedete, una volta frullato lo porto in una giara che mi aiuterà poi a versarlo in un colino, o se volete direttamente, se avete un colino più grande del mio, potete direttamente dal frullatore metterlo nel colino, vedete? E a questo punto dobbiamo schiacciarlo fino a fargli perdere totalmente il liquido affinché rimanga poi solo la fibra nel colino, vedete? Ecco perché vi dico, fatelo triturare abbastanza. Una volta che abbiamo praticamente inserito tutto il melone già filtrato insieme all'alcol, lo andiamo ad aggiungere al nostro composto di latte, zucchero e vaniglia. E adesso ufficialmente diciamo che il prodotto è pronto. Gli do una mescolatina solo per fare in modo che si amalghino bene. E adesso con un imbuto vado a riempire la mia bottiglia. Deve essere una bottiglia spessa perché deve essere adatta alla conservazione in freezer. Importante, il latte deve essere freddo prima di mischiarlo all'alcol, perché altrimenti farebbe evaporare i gradi di alcolemia. Riempiamo e adesso 10 giorni di riposo in congelatore. E adesso chiaramente il momento, diciamo, più difficile, quello della prova. A chi ci crede? Non vedo l'ora, ragazzi, cioè, no, davvero, guardate che roba. C'è un profumo, tra l'altro, vedete, questo è il colore del meloncello. Questo, non quello tutto arancione, perché in quello tutto arancione ci aggiungono il colorante. Sapete che io sono un po' contrario ai coloranti. Quindi andiamo a provarlo. Che buono, incredibile. Che buono. Questa quantità di zucchero con queste dosi che vi ho dato è praticamente la perfezione. Questo è come vorrei bere un meloncello. Senz'altro vi farà impazzire. Aspetto il vostro responso. Dall'Italia, stavo dicendo dall'Andalusia, dall'Italia è tutto. Arrivederci alla prossima ricetta. Ciao!